Con l'ebraismo entriamo nella parte delle tre grandi religioni monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e islam. L'ebraismo è imponente come insieme di conoscenze e perciò mi limiterò a riferire solo alcuni semplici aspetti di questa religione e civiltà millenaria che prende le mosse da Abramo, capostipite delle tre grandi religioni monoteistiche. Il suo baricentro è la Torah, composta da cinque libri trasmessi, secondo la tradizione ebraica, da Dio al popolo di Israele tramite il profeta Mosè. Questo testo è conosciuto come la Bibbia ebraica o Pentateuco, definito dal mondo cristiano Antico Testamento. Alla Torah si aggiungono come testi di riferimento quelli che narrano la vita dei profeti, dei re di Israele, nonché alcuni scritti agiografi. La Torah è per gli ebrei non solo un libro di riferimento da studiare, ma anche un codice di leggi da rispettare. È un cosmo entro cui situare l'esistenza. Oltre alla legge scritta, la Torah, gli ebrei hanno tramandato la legge orale, a sua volta trascritta fino a costituire un altro fondamentale testo della cultura ebraica, che è il Talmud. Un ricco compendio di domande, risposte e commenti di rabbini e maestri, raccolti nei secoli, con cui gli ebrei si confrontano anche oggi per interpretare e dare risposte ad ogni problematica della vita. Nell'ebraismo prevale il rapporto matrilineare, per cui è ritenuto ebreo chi nasce da una madre, a sua volta ebrea, ma rimane aperta anche la via della conversione volontaria. L'ebraismo assegna ad ogni momento della vita un connotato di sacralità. Le tappe che accompagnano fin dalla nascita l'esistenza di ogni creatura sono caratterizzate da specifici riti e costumi che ne esaltano il valore e contribuiscono al processo di sviluppo. Secondo una narrazione in un Midrash del Talmud, la vita nel grembo materno è caratterizzata da una dimensione spirituale molto speciale. Si dice infatti che il feto, immerso nel liquido amniotico, sia il simbolo di una preesistenza significativa, abbia la capacità di scrutare l'intero universo e conoscere tutta la Torah. Al momento della nascita, però, un angelo del cielo, con una carezza sulle labbra, gli fa dimenticare quanto ha appreso. La vita diventa dunque un processo di crescita cognitiva e di formazione esperienziale, che porta a riappropriarsi delle conoscenze note in origine. E qui nasce spontanea un'osservazione, come nella maieutica, il metodo socratico, così come è esposto da Platone nel Teeteto. Socrate già istruiva che la verità non è insegnabile, perché è un sapere dell'anima. Per questo Socrate non inculcava nei suoi discepoli le proprie idee, ma li aiutava a partorire la loro verità, che già possedevano. L'ingresso nel patto di Abramo per i maschi è simboleggiato dalla circoncisione, che, se le circostanze di salute lo permettono, avviene di norma all'ottavo giorno dalla nascita. La cerimonia avviene con il bambino e la famiglia alla presenza di parenti ed amici. Il Berit Milah, ossia la rimozione del prepuzio, è uno dei primi precetti descritti nella Genesi a cui si sottoposero Abramo e i suoi figli. Le ragazze al compimento del dodicesimo anno, e i ragazzi a 13 anni, aggiungono la maggiore età religiosa. Da quel momento si è ritenuti adulti e responsabili per la maggior parte dei doveri previsti dalla Torah. Si tratta di un momento significativo, sottolineato presso tutte le comunità ebraiche con modalità e sfumature diverse. La cerimonia d'ingresso del mondo dei grandi si chiama Bar Mitzvat e Bat Mitzvat, rispettivamente figlio, figlia del precetto. In Italia è diffuso il termine entrare o passare di Miniam, perché si è ritenuti adatti a completare il numero minimo necessario per il pieno svolgimento delle preghiere pubbliche. Ci si prepara a questo momento con un percorso di formazione religiosa a scuola o altrove insieme ad un insegnante. È solito che i ragazzi, in corrispondenza con la settimana del loro compleanno, partecipino
in modo attivo alla funzione al tempio, che le ragazze, sabato scelto, recitino brevi formule e preghiere al tempio di fronte al pubblico convenuto, con cui ci si conferma con la volontà consapevole di fare parte della comunità. E talvolta espongano una breve spiegazione del brano della Torah che si legge quella settimana. La formazione e l'apprendimento di temi ebraici non termina con il raggiungimento di questa tappa, ma accompagna ragazzi e ragazze per il proseguo della vita. Il matrimonio è considerato la cornice propizia e conveniente entro cui creare e sviluppare una famiglia ebraica, i cui presupposti sono rintracciabili in vari passi della Torah, a partire dalla Genesi, il libro che attraverso le storie dei patriarchi offre uno spaccato simbolico del gruppo sociale nucleare che condivide costumi, regole e fondamenti religiosi. Sebbene i riti assumano sfumature differenti a secondo delle comunità, dei luoghi e del tempo, alcuni elementi caratterizzano ovunque la cerimonia di nozze. Essa è divisa infatti fra Kiddushin e Nisuin. Kiddushin, vuol dire santificazione, viene intesa come promessa e primo impegno reciproco, che contempla la consegna dell'anello alla sposa e la formula: ecco, tu sei consacrata a me con questo anello, secondo la legge di Mosè e di Israele, pronunciata dallo sposo di fronte ai testimoni. I Nisuin, le responsabilità del matrimonio, includono l'inizio della coabitazione e il pieno espletamento dei diritti e dei doveri coniugali. I 7 giorni che seguono il matrimonio sono contraddistinti da letizia e gioia. Si organizzano banchetti, visite ad amici e parenti, sempre accompagnati dalla recitazione di formule di auguri e benedizione per gli sposi. L'ebraismo prevede la possibilità di divorzio quando la convivenza diviene gravosa. Dopo una valutazione e un colloquio con un'autorità religiosa che ha il dovere di verificare la possibilità di una ricomposizione, si procede con la cerimonia di scioglimento del matrimonio, get, durante il quale, di fronte a un tribunale rabbinico, il marito consegna un documento nel quale libera la moglie da ogni vincolo. Per procedere all'atto di divorzio, seguendo la letteratura rabbinica, si deve acquisire il consenso di entrambe le parti. La morte, più che ogni altro momento, rende uguali tutte le creature. Nell'ebraismo, la Torah e la letteratura rabbinica sono la principale fonte di un bagaglio di leggi e consuetudini. Le regole del lutto ebraico si sviluppano su 3 direttrici principali. Gli atti compiuti per dare onore a colui che lascia questo mondo, fra essi il lavaggio rituale e la degna sepoltura, le manifestazioni di dolore dei parenti più prossimi e le espressioni di cordoglio, vicinanza e consolazione per coloro che piangono i loro cari. Il lutto più rigoroso è previsto per la perdita di 7 tipologie di parenti stretti, tra cui i genitori, i figli, i fratelli, sorelle e per il coniuge. La morte di un congiunto crea una frattura che scardina gli equilibri e provoca uno sconquasso che investe tutta la famiglia. Un passo del Talmud lo paragona a un mucchio di sassi. Quando uno viene rimosso, tutti gli altri si muovono in modo disordinato fino a che non trovano un nuovo assetto. Per questo il lutto è concepito nella tradizione ebraica come un percorso di resilienza che ripristina l'equilibrio. Bisogna infatti rispettare delle pratiche particolari durante 3 diversi periodi di tempo: la prima settimana di lutto, il primo mese e il primo anno. Con il passare del tempo si allentano progressivamente i divieti. Nei primi 7 giorni del trapasso ai coniugi è proibito svolgere la consueta attività lavorativa e sarebbe preferibile non uscire di casa, se non per esigenze essenziali. Nel primo mese si continuano ad avere delle limitazioni, non si possono indossare gli abiti stirati e gli uomini devono farsi crescere la barba. Nel caso della perdita dei genitori, le manifestazioni di lutto terminano al completamento di un anno dalla morte.
durante il quale ci si astiene dalla partecipazione a ogni evento che rechi gioia e in generale da situazioni caratterizzate da leggerezza. Il lutto così scandito mira a ricreare con lentezza quel tessuto di rapporti che la morte ha lacerato in profondità. Uno dei concetti fondamentali dell'ebraismo, oltre ai principi basilari, Dio, Israele, la Torah, è quello del Messia. Messia è la traduzione della parola ebraica Mashiach, che significa unto. Infatti, anticamente, quando si eleggeva un re o un sommo sacerdote, lo si ungeva ad indicare che egli era stato scelto di mezzo al suo popolo per adempiere importanti cariche. Mashiach è colui che verrà scelto dal Signore e, seguendo la sua ispirazione, redimerà Israele e introdurrà una nuova era di pace, di felicità, di bontà fra gli uomini di tutta la terra. Col suo avvento, infatti, cesseranno le sofferenze, le distruzioni, le guerre. Il malvagio sarà punito e il giusto premiato. Israele, che per tanti secoli è rimasto in esilio, sparso in tutto il mondo, potrà finalmente tornare alla terra dei suoi padri e, cosa molto importante, tutti i popoli riconosceranno la sovranità del Signore, Dio unico. Nel Talmud vi sono centinaia di riferimenti al Messia e alla sua missione. Di questi si è detto: all'inizio della creazione del mondo il re Messia era già nato, perché egli entrò nella mente del Signore prima ancora che il mondo fosse creato. Molti profeti nelle loro profezie accennarono all'avvento del Messia, che essi indicarono come discendente della casa di Davide. Così ne parla Isaia: uscirà un ramo dal tronco di Isciaiai, padre di Davide, e un rampollo spunterà dalle sue radici e riposerà su di lui lo spirito del Signore. Egli giudicherà con giustizia i miseri e deciderà con dirittura a favore degli umili della terra. Allora dimorerà il lupo con l'agnello, si coroicherà il leopardo con il capretto, e il vitello e il leone staranno assieme, e un piccolo ragazzo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno assieme e giaceranno i loro piccoli, e il leone, come il bue, mangerà paglia. Il Signore radunerà gli esuli di Israele e raccoglierà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Il Messia non è inteso come un essere sovrannaturale o divino, ma come un uomo. Egli però sarà ispirato dal Signore e avrà il compito di portare il suo messaggio sulla terra e di rendere tutti i popoli degni del suo regno mediante l'opera del popolo ebraico. Inizierà così l'era messianica in cui si effettuerà il regno di Dio e il mondo sarà meraviglioso perché non esisterà più il male e vi saranno pace e felicità per tutti gli uomini.